oasi di pace e una vita tempestosa. No, bellissima. Vuoi che faccio? Vuoi la faccio seria? E cosa devo dire? Dai, sto lontano dalla droga. Il vero sbaglio. No. Beh, venire a rapparti secondo me mi toglie dalla strada. Faccio bravo ragazzi un paio d'ore. Non è sole, cuore, amore. È sole no, però cuore sì, amore no. Cioè, nel senso... Eh? No, beh, scherzo, taglia e parti da adesso. Allora, cos'è la fotta? I soldi, ci devono dare i soldi, ci devono dare, dobbiamo andare avanti. Ma che c'è l'altro dopo? Cantando tutto in un modo abbastanza... Ma per adesso è impossibile pensare al rapper senza... La fotta! Ciò che mi piace di questa cultura forse è la fotta. La fotta per me è... Ah, madonna, non andare a spalla. Non è un fare una cosa, è un modo di essere perché ti fa sentire bene. Di sicuro mi ha fatto conoscere tanta bella gente e tanta gente che mi ha insegnato a non pensare in maniera omologata, perché negli anni 90 essere hip hop voleva dire essere non omologati a niente se non a questa piccola cerchia ristretta, e non è omologazione questa. Allora, la storiella è questa qua. Io facevo questa strada qua per andare a scuola, scendevo nel sottopassaggio e riapparivo di là nel quartiere delle scuole, ed è tutta una wall. Vedevo che in televisione ballavano per strada e ho detto, cazzo bello, bello. E sinceramente io mi sentivo handicappato le prime volte, perché te prova che hai visto solo Beat Street, che girano tutti in windmill e non sai come cazzo fanno. Non puoi neanche rallentare perché i frame con i vecchi videoregistratori andavano così e ero già girato dall'altra parte. Andava a Milano a comprare la WEG, il giornalino AL, questo del 90, 97, e dentro c'erano recensioni dei demo, c'erano interviste tipo KRS-One, c'erano i dipinti, i writing, parlava un po' di tutto in generale. Quali erano i mezzi di informazione che c'erano? Io con questo mi tenevo... O anche la semplice telefonata dell'amico che avevi conosciuto nel jam e ti diceva guarda che faccio una jam da queste parti, se vieni ci fa piacere. Io come ballerino, chiaramente quelli che nascevano ai tempi fine anni 80, primi 90, era Beat Street, il film comunque che... Quindi ancora New York, la Rocksteady Crew, Crazy Legs, proprio i movimenti originali. Fondamentalmente ti riconoscono per lo stile che mi fa riconoscere. Nasce sì, per farti conoscere, per non per marchiare il territorio come dicono tanti, ma perlomeno qua in Italia. Ma tanto per esprimerci al massimo sul treno, mentre noi quando andavamo a dipingere cercavamo di dare il massimo, cercavamo di fare la cosa migliore. Cioè di dire che ci sei. Non solo, ci siamo e siamo i numeri uno. Come dire, arrivare lì, mordi, sei costretto a dire cazzo, ce la faccio, ce la devo fare, credi in te stesso e poi superi la soglia e dici sono il più figo di tutti. Una forma di espressione è data da un'esigenza di doversi esprimere. A volte l'esigenza è scandita proprio dal fatto che stai male. Hai bisogno di fare quella cosa. Non è che se stai bene non senti il bisogno di niente. Quindi in realtà la foto è veramente, non è che uno dice la spinta e la voglia di fare, no, è proprio follia pura. La foto nel DJ è esattamente quando a un certo punto tutto si rallenta, tutto si tranquillizza, spegni la luce e te ne entri dentro un viaggio che dura un tot di ore proprio. La seconda foto invece è la foto di azione. L'ultimo esempio di foto che c'è stato per me è stato alla festa della vendemmia, ed eravamo io e 2P a Leoncavallo. Prima di salire sul palco, esattamente 10 secondi prima, ci siamo guardati in faccia e gli ho detto: sei convinto di salire su sto palco e fare un 55 o vogliamo devastare tutto quanto completamente? Sì. Quando uno ti risponde in una certa maniera, si crea quel click veramente che dici: sì, sto salendo, sto devastando. Allora quella lì è la fotta, vero? Quella che dici non posso sbagliare, devo salire e devo fare 100, non 98.
quella è la, proprio la botta decisiva che devi fare, che è l'entrata dentro nel cerchio, che è un'entrata bella o un'entrata che segna la storia. La fotta è la carica, secondo me, quello che proprio butti fuori come una pazza nel bene e nel male. A volte ti fai malissimo perché sei troppa fotta, dici magari ecco delle minchiate, lasci i fidanzati. Io un esempio che ho di fotta è DJ Double S, perché continuava all'Hip Hop Village del 95, continuava a stressarmi la minchia. Io stavo mettendo i dischi e ce l'avevo attaccato come una piovra che voleva mettere i dischi lui. Guarda, la foto in realtà io non ho mai sentito dire, penso che sia uno slang giovanile di adesso. Quindi, boh, cioè la foto, aspetta. Oh, Caid, tu sei dove? Sai cos'è la foto? Pazza? Cos'è la foto? Oh, Wongo, la foto sai che cos'è? Sì, la foto. No, facciamo intanto un saluto a Brad. Che cos'è la foto? Oh, viene alle dance il Brad al posto di lanciarti col paracadute. Ah, ecco, vabbè, quella è l'energia che ci metti in quello che fai, ovviamente. È la persona che sei, quanto dai alla tua, alle tue passioni, quanto gli dai, quella è la foto. Più sei tirato in mezzo, più noi la chiamavamo la scimmia. Avevi la scimmia sul groppone, minchia c'è una scimmia, la carogna. Bravo, e quella cosa lì è quella che ti spingeva a fare quello che poi facevamo, che poteva essere dipingere piuttosto che farsi un gighello, piuttosto che andare in metro, che ne so, questo. Cioè l'energia comunque è tutto, è alla base, è quello che ti dà lo stimolo per partire. Quindi se io cambio continuamente le mie mete, cambio lo stimolo, metto a, dico, caspita, pensavo di, però invece devo ancora lavorare per fare questo, perché adesso c'è bisogno di questo, allora è così che mi mantengo. Per me questa cultura è stata importante perché per la prima volta ho visto tutti nello stesso piano, come persone, non c'erano differenze di classi sociali. I valori della competizione per il piacere proprio di fare una cos'è cosa che ti dà soddisfazione, grigio, bianco. L'amicizia, bianco. Stare insieme agli amici, questi sono i valori fondamentali. Gialli. Però rimane un'attitudine che uno si porta a qualsiasi lavoro faccia, in qualsiasi situazione rimanga. E penso che a livello di attitudine quello che mi è rimasto è da una parte il desiderio di andare sempre oltre, di fare sempre, di non pensare di essere arrivati e di pensare che si può sempre fare un passo in più. A me l'hip hop non ha mai deluso, al massimo sono le persone che mi hanno deluso. Cioè, spero di vedermi fra 20 anni che mi guardo indietro e dico ho sempre fatto quello che volevo fare e soprattutto ho sempre non fatto quello che non volevo fare, che questa è la sfida più grande, che fare quello che ti va, se in qualche modo imbrocchi la strada, ok, il problema è non fare tutto quello che non hai voglia di fare, perché sennò lì diventi frustrato quando devi accettare troppi compromessi. I compromessi vanno anche bene se il tuo obiettivo finale è i soldi, il successo, vanno benissimo, ma se non è quello, meglio non accettare quello che non ti va di fare, perché poi ti imbruttisce pure quello che fai con piacere, secondo me. Dall'espressione artistica, ma anche dall'esigenza di poter dire qualcosa, dire io esisto. Bravo, ma come? Allora, in realtà non sono io ad avere scelto la disciplina, ma è lei che ha scelto me. Il fatto che si è sempre adattato, no? E adattandosi a quello che c'è attorno è sempre un po' rinato. Quando pensavi che quel fosse diventato un genere un po' trito, non più quella cultura che potesse smuovere, in realtà esce uno stronzo che non ti aspetti e dici cazzo, sto qua è figo, non so, c'è quella capacità di adattarsi, a prendere, a rubare pezzetti come fai con i campionamenti, e quindi li rimescolo, li rimixo e ti trovo la figata che funziona. Dai parti, è giusto o no? I primi breakers, è scritto in un libro ed è documentato, hanno breccato perché si volevano trombare. Cioè io entravo in un cerchio e facevo questo, saltavo, perché volevo che la tipa mi guardasse perché me l'avevo scopare.
è questo di pop. Nel senso, è inutile star lì troppo con gli strippi mentali a dire cose che alla fine fondamentalmente sei lì per divertirti. Cioè il DJ passa la musica, l'MC fa il maestro di cerimonia, che è una cosa che non è che puoi cambiare. Il maestro di cerimonia, se sei capace a farlo, sei capace. Cioè, e tiri la gente sta bene lì, capito? E quindi la fai star bene, come si diceva una volta, vai a star bene, no? E adesso basta. Cioè io mi porto i figli alle jam, tranquillamente. E soprattutto invece quelle poi umane che si rivedono adesso, appunto, come dicevo, in un periodo un po' gramo, un po' pesante, che quello invece di aver costruito dei rapporti che, anche se poi hanno avuto interruzioni, hanno avuto percorsi rocamboleschi, litigi, scazzi furibondi con un po' tutta la scena, ma anche con gli amici, poi invece i rapporti che avevano un senso di esistere continuano, e questa è una soddisfazione, perché vuol dire che allora abbiamo fatto bene ad investire il nostro tempo, le nostre energie per collaborare con determinate persone, per portare avanti determinate passioni. Io e Fabio abbiamo litigato tanti anni fa, abbiamo proprio scazzato, siamo stati anche per un paio d'anni. Perché l'attitudine hip hop è quella che avete voi nell'organizzare queste cose. Esatto. Cioè l'attitudine nel condividere le esperienze è quella che avete di più nei vostri progetti. Esatto. Scusate. Secondo me quando la domenica è diversa, quando c'è una jam, comunque dici, comunque domani e lunedì si lavora, però oggi c'è una jam, sarà anche stancante, vaffanculo, però è presa bene, vaffanculo, tornerò anche tardi, fa niente. Noi promuoviamo la presa bene, vero? Esatto, ma ci vuoi. Noi siamo per la promozione della presa bene.